pomeriggio mister. Domani all'Olimpico arriva l'Udinese, una squadra in linea con il suo percorso, 15 punti in 14 giornate. Che partita s'aspetta? E l'altra che le faccio è su Gotti, visto che lo ritroverà lui che è stato suo collaboratore tecnico ai tempi del Chelsea. Ma sai, lui è un ragazzo di un'intelligenza non comune. Io quando eravamo insieme al Chelsea l'ascoltavo molto perché non faceva mai considerazioni banali. Ragazzo molto intelligente, sta facendo un buon percorso. La partita sarà dura, l'Udinese è una squadra che quest'anno non è che anche fuori casa ha concesso tantissimo, squadra fisica, quindi è una partita difficile. Di qua domande, prego. Di qua avanti il microfono, ecco, prego. Mister, buongiorno. A proposito di essere o non essere in linea, lei ci ha sempre detto lo scorso anno la Lazio è arrivata sesta, quindi vediamo quello che faremo, quello che potremo fare, ma i risultati in questo momento sono in linea con quello che lei pensava e che pensa attualmente? Ma sai, io penso sempre di vincere le partite, cioè, quindi le difficoltà sono evidenti. Noi abbiamo fatto 3 partite dopo le nazionali con 3 punti, abbiamo fatto 5 partite dopo l'Europa League e abbiamo fatto 4 punti, in quelle altre 6 partite rimangono abbiamo fatto 14 punti, quindi se si guardano le partite tra virgolette normali abbiamo una media di 2,30 partite, se si guardano le partite tra virgolette particolari dopo nazionali e dopo Europa League abbiamo una media salvezza, quindi bisogna capire qual è poi la verità della nostra squadra. Questa è una squadra che fino a questo momento ha fatto ottime partite e ha fatto delle prestazioni da squadra completamente scaria dal punto di vista delle energie nervose e quindi è una problematica che nel calcio attuale è una problematica pesante. Mentre nel calcio di qualche anno fa le situazioni particolari le trovavi una settimana al mese, oggi le trovi costantemente, quindi è una problematica non semplice, in cui si sta cercando di capire motivi e tutto il resto, come poter intervenire, però ti rendi conto che non è una problematica di semplice risoluzione. Poi però bisogna anche avere le idee chiare su quello che si può fare. Quando il Liverpool prese Klopp, il primo anno arrivò undicesimo e sta andando ottavo, e poi Klopp ha vinto tutto al Liverpool, quindi bisogna avere anche una visione un po' più ampia di quella che abbiamo solitamente. Quindi lei sostanzialmente che no, sempre... io non penso che sia Klopp, penso che però ci dà un'indicazione importante. Questo il problema in questo momento non è un problema tattico. Perché se te fai la partita fatta a Verona, la partita fatta a Bologna, la partita fatta a Napoli, puoi giocare anche il modulo vuoi, puoi aspettare gli bassi, puoi andare a prendere gli alti, li perdi. Quando la squadra è passiva perdi, quindi la tattica poi a quel punto lì non c'entra più niente. Questo è un problema di saper gestire le energie nervose, neanche gestire, sapersi ricaricare dopo momenti faticosi e dispendiosi, e noi in questo momento ci riusciamo a volte sì, però ogni tanto la testa ci sta completamente, pensa anche in maniera completamente inconscia, perché se ti dovessi dire l'allenamento di sabato era un allenamento di poco dispendio di energie fisiche, però era un allenamento attento da parte dei giocatori, quindi penso che sia proprio un problema inconscio. C'è una testa sovraccarica e va a scaricare perché ha bisogno di riposo, e senza il giocatore nessuno di noi si riesca a intervenire. Che la partita di domenica si sarebbe persa si è visto durante il riscaldamento, era già persa lì, non c'era più niente da fare, e questo è stato ma da un senso anche di frustrazione non indifferente, chiaramente. Mister, preso atto di quello che hai detto, che è una cosa insomma di testa, no? Quasi inconscia probabilmente, quindi è difficile riuscire a intaccare. Ma tu hai in mente qualche accorgimento per migliorare quella solidità difensiva che è stato, ci hai detto che era uno dei tuoi obiettivi, no? Ogni tanto ci hai detto in questo momento la cosa che mi interessa di più è trovare la solidità difensiva. Noi abbiamo fatto un periodo in cui nelle ultime 4 partite in casa abbiamo preso 3 gol, tutte e 3 su rigore.
Quindi in certe situazioni la troviamo, io l'accorgimento lo trovo se la squadra fa quello e deve fare, qualcosa non funziona, ma noi italiani siamo dei maestri nel si fa una cosa male e allora si cambia. No, facciamola bene. La sanità pubblica funziona male, bene, si fa privata, e deve funzionare la pubblica. È così, non è che si può andare a valutare una situazione fino a che non viene applicata nella maniera giusta, c'è da mettere a posto quella, poi se non funziona andiamo a vedere che si può fare diverso. Seconda cosa, si parla molto di Felipe Anderson in questi giorni, no? Ci hai detto anche dopo la partita col Napoli, insomma, che è un oggetto delicato. Come si fa con lui? Cioè, in questi casi, domani un giocatore come lui sarebbe importantissimo, credo, come fantasia, come scatto, però è in un momento così, no? Che tu anche hai definito down. Psicologicamente come si riattiva Felipe Anderson in un momento così? Ah, se ci avessi il joystick l'avrei già riattivato. Questo ragazzo ha delle qualità fisiche e tecniche straordinarie e ha un carattere deliatissimo, molto probabilmente derivante da un livello di sensibilità nettamente diverso da quello medio. E questo lo fa diventare in certe situazioni fragile. Non è difficile farlo riattivare, è difficile anche fare delle scelte su di lui, perché se lo togli rischi di affossarlo definitivamente, se lo metti dentro rischi di pagare un momento non brillantissimo da parte sua, però è dura mettere fuori Felipe, perché Felipe è potenzialmente un fuoriclasse. Difettino c'era, se no probabilmente non era qui, bisogna conviverci. Mister, buonasera. Ciao. Si avvicina al mercato, solo lei non piace parlarne, ma nell'anno di costruzione, il mercato di gennaio, secondo lei può essere un aiuto in vista anche dei piani estivi? E poi le chiedo anche se le fa piacere che negli ultimi giorni sia Guardiola, Bielsa, Ancelotti si siano accodati al suo grido di dolore storico sul calendario strozzato, ne stanno parlando quasi a ripetizione ogni settimana. Queste due domande, grazie. Ma sai, quando si gioca molto si gioca male. E poi penso sia frustrante anche per noi allenatori, perché siamo diventati dei registi televisivi, si allena solamente a filmati, e quindi perdi gusto del campo, di cercare di migliorare un giocatore durante la settimana, di cercare di preparare una partita in 2 o 3 giorni invece in 40 minuti. A me non piace, poi te l'ho detto, può darsi che ci sia degli allenatori a cui piace, io sono di della schiera che ritiene che ci debba essere il giusto tempo per preparare le partite, il giusto tempo per migliorare i giocatori e per avere la goduria in campo, che è poi il motivo per cui tutti noi facciamo questo mestiere, non è che si fa per tanti altri motivi, sì, guadagni, sì, tutto il resto, però poi alla base io l'ho fatto anche senza guadagnare, se riesci ho fatto 2 o 3 fallimenti consecutivi, però mi divertivo lo stesso in campo. E quindi penso che sia, dai, è un calendario da rimodulare, così è difficile. Sul mercato non so che dirti, non è che io mi parlavo della società di nomi o di storie particolari, se solo parlavo di qualche necessità, e secondo me bisognerebbe fare una riunione per mettere giù una programmazione di lungo periodo, una programmazione che riguarda 2 o 3 finestre di mercato e non mettersi alla finestra a vedere che opportunità ci possono essere. Se si fa un intervento 2 a mercato, in 3 finestre si può fare una squadra seria. Salve mister, in merito a quanto diceva prima, mettere a posto le cose qui, quindi farle per bene, significa insistere, andare avanti, magari aver bisogno appunto di tempo, di pazienza, con risultati che possono stentare ad arrivare. Dico, c'è margine per farne una piazza come questa, diversamente da quanto è accaduto a Torino? Cosa ha capito in questi mesi su questo? A livello societario penso di sì. Non mi sembra una società che ha questa pressione del risultato da fare domani. È una società che mi sembra abbia
delle idee e le porti avanti, quindi a livello societario sicuramente sì, poi a livello mediatico mi interessa anche giusto. Io sono completamente estraneo da tutto e da tutti, io non so mai quello che scrivete, non so mai. Guardo la televisione, se vedo verde proseguo e se vedo uno studio cambio. E volevo chiederle sul portiere invece se ci sarà una valutazione su Reina e Stracoscia, insomma, se può tornare in ballo Stracoscia. Grazie. La valutazione viene fatta costantemente, in questo momento ha giocato Reina al campionato, ha giocato Stracoscia in Coppa, giocherà Stracoscia alle coppe e poi se è il caso di cambiare vediamo, cioè non è che se Reina prende 3 o 4 gol va messo Stracoscia, se Stracoscia fa un errore a Istanbul non deve giocare neanche la Coppa, se no si va a valutazioni che hanno poco significato. Fino ad ora abbiamo fatto questo tipo di scelta e quindi i ragazzi stanno giocando tutti e due, perché poi alla fine anche Stracoscia ha fatto 5-6 partite e poi vediamo nel proseguo se si continua questa scelta o se si può anche invertire la scelta, ma quello fa parte di una considerazione molto più ampia rispetto all'ultima partita. Buon pomeriggio mister, come è rientrato Marusic dopo il Covid? Marusic ha fatto, per ora ha fatto più visite che non allenamenti, perché ha dovuto fare 24 ore di holter, ha dovuto fare una nuova visita di idoneità, stamane ha rifatto tutta una serie di test per vedere da che punto ripartiamo e da oggi va in doppia seduta per diversi giorni. Salve mister, io le volevo chiedere dell'attacco, è sembrato sempre di più che quando non segna Immobile si fa fatica a trovare altri calciatori che vanno in gol, le chiedo come pensa di ovviare a questo problema, se c'è un'idea, un qualcosa su cui sta lavorando nello specifico, grazie. Noi il problema di gol abbiamo avuto in poche partite sinceramente. Noi abbiamo due attaccanti esterni, mi sembra abbiamo già fatto 8 gol, 4-4 nelle varie competizioni, cioè, ha fatto 3 o 4 gol Milinkovic, ha fatto 2 o 3 gol Luis Alberto, non so più neanche Immobile a quante sia, 13-14. Quindi poi ci sono delle partite in cui ci viene meno il movimento senza palla e si diventa sterili chiaramente, perché se tutti i giocatori, come ci è successo nelle ultime due partite, soprattutto la Juventus, vogliono tutti la palla addosso, vanno tutti incontro alla palla, diventa dura essere estremamente pericolosi. Quindi è un problema di gestire meglio certe situazioni. Quando facciamo movimento siamo una squadra pericolosa. Sì, abbiamo anche l'arma delle ripartenze che a volte utilizziamo bene e a volte le sprechiamo, però non mi sembra in questo momento sia il nostro problema maggiore sicuramente. Mister, non le faccio domande di formazione perché tanto ha già detto che non ce lo dirà, ovviamente perché prima devono saperlo i ragazzi, ma le chiedo, dopo una sconfitta come quella di Napoli... Le cambio tutti. se la valutazione della partita no, gli deve cambiare a tutti. No, appunto, la considerazione è per riattivare, visto che lei ha parlato di disattivazione, per riattivare la spina da questo punto di vista, la considerazione che farà è i giocatori che hanno giocato a Napoli devono assumersi la responsabilità di quella partita per provare insomma a incidere nella testa, oppure comunque al di là di ogni considerazione bisognerà calcolare il fatto che è un turno infrasettimanale, che ci sono giocatori stanchi, se Basic può avere una possibilità e quali sono le opzioni per la sostituzione di Luis Felipe squalificato al centro? Ma è Luis Felipe squalificato, noi ci abbiamo Patrick che è l'unico destro che abbiamo in questo momento e quindi la prima idea è quella, poi vediamo oggi se c'è delle indicazioni diverse da parte dell'allenamento. E poi quando viene da una partita così la valutazione è do la possibilità di riscatto a tutte 11 o ne cambio 5 o 6. Cioè, non lo so in questo momento, io propendo più per fargli di gioco a tutte 11, può darsi 2 o 3, li cambio domani, però
In questo momento è un gettare la croce addosso a qualcuno, e non è giusto, perché la croce addosso va gettata alla squadra in questo momento, a tutti noi che giriamo intorno alla squadra e alla squadra nella sua globalità, perché quella è una partita non giocata. E siccome la terza volta ci succede, bisogna cominciare a farsi delle domande. Prima ti ho dato dei numeri, e può una squadra fare 6 partite con un cammino da 90 punti e poi farne 7 con un cammino da 40 punti o da 38 punti? Cioè, dove sta la verità? E quindi è una responsabilità collettiva, non vedo responsabilità individuali.